Buongiorno, bentrovati, eccoci qua di nuovo, noi tre, Gio, Rudy e Francesca. E oggi abbiamo una prosecuzione di un video di qualche giorno fa. Tra i commenti, cosa che vi stimoliamo a lasciarci, che vi chiediamo di lasciarci, perché appunto in base a quelli poi noi abbiamo anche la possibilità di articolare i video futuri, quindi iscrivetevi alla pagina, iscrivetevi al canale e soprattutto lasciateci i vostri commenti. Questo per fare un po' di marketing. Ma comunque, sotto un video di qualche giorno fa, abbiamo trovato un commento interessante che vi leggo. Ciao, ma se comunque noi agiamo, alla fine si realizzerà il disegno che l'universo ha stabilito per noi, allora perché affannarsi? Voglio dire, tanto vale sedersi in un bel giardino e aspettare che avvenga ciò che deve avvenire, no? È una domanda retorica, ovviamente. So che non può essere così, ma razionalmente il ragionamento mi porta a questa conclusione. La risposta telegrafica che gli abbiamo dato è la seguente. Precisamente, perché affannarsi? Non si tratta tanto di sedersi in un giardino, ma di seguire l'ispirazione e assecondare con la nostra azione ispirata il fluire delle cose. Sedersi in un giardino e aspettare senza agire quando è richiesto dall'ispirazione significa mettersi in contrasto con il flusso, con tutto l'attrito e le conseguenze che questo genera. Comunque, grazie, e magari ci possiamo fare un video su questo. Ed eccoci qui a fare propriamente un video su questo. Allora, visto che sto parlando io, vado avanti io. Vi do un po' la mia visione su questo. C'è una grande diatriba in corso da millenni, io credo ormai, sul concetto di predestinazione. Chi lo considera una realtà, chi invece lo considera una stupidaggine. Diciamo che la nostra visione è un po' in equilibrio tra predestinazione sì e predestinazione no, perché il concetto appunto non è esauribile in una risposta di poche righe in chat. Il concetto di predestinazione noi lo vediamo un po' dal punto di vista cinese, forse, che ci dice che la vita accade. E ciò che noi possiamo fare rispetto all'accadere della vita è scegliere quale versione vogliamo essere rispetto a ciò che accade. Questa è una grande verità. La vita accade e accade in base a tutta una serie di caratteristiche che noi abbiamo e che ci sono state date in qualche modo. Cioè, siamo nati in Italia, siamo nati in questo secolo, siamo nati dalla nostra famiglia, abbiamo un certo tipo di corporatura, abbiamo un certo tipo di vissuto ancestrale e memorie familiari, abbiamo un tipo di approccio alla società dato dal nostro ceto sociale, tutta una serie di caratteristiche che dal punto di vista oggettivo, quantomeno, non abbiamo scelto noi, ma ci sono state, ce le siamo trovate, diciamo. Questo è quello che in certe culture viene appunto chiamato destino. In realtà, la mia personale visione mi fa pendere dalla parte della consapevolezza che anche queste caratteristiche sono state in qualche misura scelte, diciamo animicamente o comunque energeticamente, dalla mia totale identità. Questo però è qualcosa che, anche fosse vero che abbiamo scelto, è stato fatto in altri spazi, in altri tempi, e qui e ora, su queste determinate caratteristiche, noi non possiamo scegliere di modificarle. Cioè, io oggi non posso decidere di essere nata in Kazakistan o di essere figlia del Carlo d'Inghilterra. Faccio per dire delle stupidaggini. Quindi il fatto che effettivamente queste caratteristiche le abbiamo scelte o non le abbiamo scelte qui e ora è relativamente ininfluente. Quindi noi abbiamo sempre la possibilità, in base alle premesse, in base alle caratteristiche, in base alla persona che noi siamo e alle contingenze che viviamo, di scegliere come vogliamo rispondere a quello che la vita ci propone partendo dal destino, vogliamo chiamarlo. Ecco.
Quindi direi che questa visione è abbastanza lontana dalla predestinazione di cui abbiamo detto, perché in ogni momento, al di là di quello che è stato e che comunque, certo, non abbiamo più potere di modificarlo, ma è quello che ci determina, tuttavia noi, nell'unico momento reale che esiste, che è il momento di adesso e la posizione in cui ci troviamo, noi abbiamo sempre la possibilità di scegliere come vogliamo rispondere a quello che ci accade. Quindi, per tornare alla domanda del nostro amico, non è vero che quello che accadrà è già deciso. Siamo noi, momento per momento, che scegliamo l'evolvere delle cose. È vero anche che in quel video precedente abbiamo detto che la nostra anima ha fatto appunto delle scelte e il nostro percorso incarnato è direzionato a permettere alla nostra anima di centrare gli obiettivi che si è scelta, obiettivi di conoscenza, obiettivi di esperienza che si è scelta. E abbiamo anche detto che, volenti o nolenti, per la via della gioia o per la via della sofferenza, la nostra anima quegli obiettivi di conoscenza li centrerà. Quindi forse a questo faceva riferimento il nostro amico col suo commento. Anche qui però fa una grande differenza come raggiungeremo quegli obiettivi, ossia per la via della gioia o per la via della sofferenza. Cercando di riconoscere l'opportunità in quello che ci accade, opportunità di crescita, opportunità di espansione, opportunità sempre di essere, manifestare, realizzare la miglior versione di noi stessi, oppure sceglieremo di raggiungere gli obiettivi che egoicamente, in base alla nostra personalità, decidiamo che sono, i nostri obiettivi. Ci mettiamo spesso in attrito con il fluire delle cose e ci troviamo appunto a fare il percorso che ci porterà alla stessa direzione finale, diciamo così, ma per una via tortuosa, pericolosa e soprattutto piena di ostacoli, di inciampi e di sofferenza. Personalmente preferisco l'altra strada e quindi scelgo di scegliere, perché anche il non scegliere e appunto lo stare seduti sul divano ad aspettare che le cose accadano è comunque una scelta. La cultura hawaiana ci insegna che noi siamo sempre la persona giusta nel posto giusto, al momento giusto, a compiere l'azione giusta. E quindi Ho'oponopono stesso, che nel suo significato, all'interno della parola proprio Ho'oponopono, c'è fortemente il concetto di azione, ci trasmette la consapevolezza che quello che accade è sempre un'opportunità per noi di agire, quindi di scegliere chi vogliamo essere e di compiere l'azione corretta nella direzione della miglior versione di noi stessi, proprio per evolvere anche le situazioni stesse nella direzione della miglior versione di quello che possiamo sperimentare noi e tutti quelli coinvolti dalla situazione. Quindi, per tornare appunto all'obiezione, no, non va bene stare seduti sul divano ad aspettare che le cose accadano, perché se una certa situazione si è verificata, è proprio e noi siamo in qualche modo protagonisti o facciamo parte di quella situazione e abbiamo la possibilità di fare un'azione in una direzione o in un'altra, è nostro preciso dovere compierla quella direzione, perché noi siamo qui proprio per dare il nostro apporto, per essere quell'elemento di cambiamento eventuale che può esserci. Altrimenti, come ama ripetere Franci, cadiamo sempre in quel furto sociale che è il non mettere a disposizione del mondo le nostre caratteristiche, i nostri talenti, le nostre potenzialità. Perciò, quando ci troviamo nella possibilità di fare una determinata azione per migliorare in qualche modo la situazione o per migliorare noi stessi e il nostro modo di porci, la mia religione mi insegna che quell'azione va compiuta. Certo. Il grosso, Rudy lo spiegherà perché insomma è un tema che, insomma,
Siamo sul pezzo abbastanza, però mi venivano in mente un due cosette così in modo da lasciargli poi l'assist. Allora, uno è che se la vita fosse un gioco e io decido di stare fermo alcuni turni, non gioco, cioè non sto giocando e quindi non mi accade niente. Nel frattempo le altre pedine si muovono, fanno delle cose e io sto lì. Quindi è anche vero che magari è previsto, magari non lo so prima chi vincerà o farà cosa, però alla fine io non mi dirigo verso quella che è la mia meta, anche se io no, non so quale sia, quindi non è che la meta viene da me. È vero che esiste magari un disegno più ampio che tendenzialmente dovrebbe realizzarsi, ma è anche vero che se io non mi muovo verso e non comincio ad agire, questa cosa non mi si avvicina. Cioè, a me viene dato tutta una serie di dotazioni, come dicevi tu prima, Joe, che mi servono per compiere anche determinate cose, che magari non so quali siano. Posso intuire che esista un qualcosa che devo compiere e se scopro quali sono queste mie caratteristiche, queste mie potenzialità e le metto in atto, lo scopro strada facendo. Diversamente, rischio di non attingere mai a quel tipo di potenzialità e non scopro neanche tante altre cose di me e resto fermo lì dove sono. Non fermando la vita che nel frattempo scorre, ovviamente, ma che mi presenterà tutta una serie di esperienze che per invitarmi a fare qualcosa, no? Non dimentichiamoci una cosa: noi siamo in costante comunicazione. Cioè, una grande domanda che dovremmo porci è che tipo di comunicazione noi abbiamo con la nostra vita? Per comunicazione si intende proprio questa sorta di botta e risposta. Quindi io posso anche stare zitta, ma probabilmente la vita in qualche modo cerca di comunicare con me. Io posso stare zitta, posso anche tapparmi le orecchie, ma dopo un po', come dire, non si verificherà nessun tipo di dialogo. Quindi non c'è, da parte mia non c'è movimento, mi sembrerà che tutto sia stagnante e adesso, sinceramente, quanti di noi hanno sperimentato periodi del genere? Perché ci sono dei momenti, chi più chi meno, ovviamente, chi prima e chi poi, ma sicuramente attraversiamo delle fasi della nostra vita in cui sembra che niente si sblocchi, niente accade. E più delle volte ci rendiamo conto che questo è così perché siamo noi a non muoverci. Tant'è che uno dei consigli più banali che si possono dare è prenditi, esci e comincia ad andare a camminare o fai qualche esercizio, muovi il corpo, perché così nel piccolo, cioè nel tuo mini mondo, così nel grande, più tu ti muovi anche fisicamente, più cominci a creare del movimento anche nell'ambiente intorno a te e quindi pian pianino a reingranare, a far ripartire le cose. Quindi dobbiamo essere consapevoli, un po' come dicevi tu prima. Che se anche io non do, non scelgo, anche la non scelta è comunque una scelta. Cioè, comunque sto comunicando un qualcosa alla vita, all'universo, chiamalo come vuoi. E questo avrà comunque delle conseguenze, che io lo voglio o no, tendenzialmente. Beh, sì, secondo me c'è una bellissima storia che aiuta tantissimo a ricordare che cosa vogliamo dire. Noi la conosciamo bene, l'abbiamo anche scritta sulle 111 storie di Maui, ed è una che amiamo particolarmente perché dà un po' di chiarezza ed è molto ironica, ma anche molto incisiva. È quella storia che dice, che racconta quando un grande mistico, dopo tanti anni di addestramento con il suo grande allievo, finalmente chiude questo ciclo e il suo allievo è tutto molto contento, scende giù dalla montagna dove aveva fatto questo suo apprendistato e ormai si sente uno con Dio. Dice: ormai io e l'universo siamo uno e niente mi può toccare. Arriva al centro di un villaggio, in quel frangente un elefante si sta imbizzarrendo e scappa dal suo addestratore e lui dice: beh, se io sono uno con Dio, Dio è uno con me, anche l'elefante è uno con me, non può farmi niente. L'addestratore gli sta gridando di spostati, spostati, e lui dice: non mi succederà niente, invece l'elefante lo travolge e lui si fa veramente un male tremendo. Dopo un po' che è caduto a terra pesto, riesce a tirarsi su, tutto picchiato, pestato e ferito,
si incazza abbastanza perché dice: ma come, tanti anni di meditazione per sentirmi uno con Dio e il primo confronto qui con il mondo sono tutto rotto. Torna su dal grande maestro e gli racconta questo episodio, dice: maestro, tu mi hai fregato in tutti questi anni, com'è questa storia che uno con Dio, io con Dio, tutto con Dio, e qua però intanto mi sono fatto male. E il maestro gli dice: scemo, tu sei uno con Dio, ed è vero, ma sei anche uno con l'elefante, ed è vero, ma sei anche uno con l'addestratore dell'elefante che ti ha detto di spostarti. E questa è una bella storia che ci aiuta molto a comprendere quello che stiamo dicendo. Sì, è vero che tutto quello che accade, che noi siamo a un certo livello in unità con tutto, ed è vero. Bisognerebbe capire a che livello lo intendiamo, cioè quale parte di noi è strettamente interconnessa con il tutto, è il nostro pensiero. Cioè la domanda che viene fatta lì è molto specifica, dice: ma se tutto ti riporta l'amore, allora io sto fermo, non faccio niente e in qualche modo, anche solo visto che tutto mi è destinato, anche se non faccio niente, arriverò lì. No, perché già c'è un piccolo trucco in questo. Cioè tutte le azioni, tutto il movimento ti porterà lì, ma il movimento però, come diceva Franci, se tu ti opponi al movimento, questo porti al movimento non ti farà, ti fa essere ahole, fuori dal respiro, ti fa essere nella testa, non ti fa stare nel ciclo della vita, come diceva Yogayama, perché Aloha è un circuito di connessioni e interconnessioni. Lo spirito di Aloha ci dice che siamo felici quando ci sentiamo in unità e connessi, staccati dalla vita, perché alla fine la scelta di non fare è una scelta di staccarti, di sconnetterti, ed è anche una scelta molto mentale, perché stiamo mettendo anche lì un principio di testa. È un principio molto razionale questo, nel dire: ok, allora aspetta, visto che A è uguale a B, B è uguale a C, C è uguale a A. Non in questi concetti qui. Per come noi riusciamo a comprendere o intuire il concetto di Aumakua, ad esempio, i suoi disegni sono sempre molto diversi da quelli che noi ci possiamo immaginare. Quindi anche questo concetto di allora io sto fermo, mi arriva, è un concetto molto mentale. Per amor di Dio, ci puoi provare. Ma il fatto che tutto ti arriva anche attraverso i segnali che ti vengono dati dal mondo, con gli stimoli di movimento. Se tu poi ti opponi, sei fuori dal contesto, sei fuori, sei ahole, e in qualche modo non sei più nello spirito di Dio. Quindi non muoverti può essere una soluzione, ma anche questo, da un certo punto di vista, secondo la mia percezione, è concepito. Cioè tu puoi anche scegliere questo. Dal mio punto di vista, che da quello che io comprendo delle tradizioni hawaiane, l'Aumakua sceglie di sperimentarsi in infinite forme. E prima Franci faceva l'idea, diceva, diciamo, condivideva il concetto di gioco. Per facilitarci il concetto, pensiamo a ogni vita è veramente come un gioco, ma come un gioco di computer, come quei dischetti che si usano, che si utilizzano, dove in fine dei conti. Attenzione, noi creiamo tecnologia in base a quello che conosciamo, a quello che è la nostra esperienza dell'universo, non è mai casuale. E gli dischetti dei videogiochi sono sempre, secondo me, molto interessanti, perché lì, in quel dischetto, tu hai la possibilità, cioè tutte le tue possibilità sono contenute al suo interno. Tu in verità hai degli schemi, hai i tuoi talenti, le tue qualità, le tue caratteristiche, e lì è concepito tutto quello che tu puoi fare. Puoi muoverti probabilmente oggi in infiniti modi o moltissimi, ok? E c'è che tu giochi, che tu perdi, che tu vinci, tutto è già concepito all'interno del dischetto. E io la vedo così, per semplificare il concetto: la tua Makua ti dà quello, il tuo destino, cioè come dire, il range di possibilità attraverso quale tu ti puoi muovere. È ovvio, nasci sulla Terra con determinate caratteristiche, come dicevi tu, Joe, e quello è un po', come dire, il territorio in cui tu ti muoverai. Come ti muoverai in questo territorio è la tua libera scelta. La Makua non ti mette un limite in quello che tu puoi fare. Tu puoi fare esattamente quello che vuoi, anche non giocare. È una tua scelta. Poi, se tu ascolti e intuisci, lui ti darà sempre la migliore delle opportunità. Ma tu hai la massima libertà di seguirle o di non seguirle. Tutto che tu decidi in un senso, che decidi in un altro, è comunque esperienza. Non c'è un giudizio su quello. C'è una migliore possibilità, sì, puoi cominciare il gioco e finirlo nel modo migliore possibile, nel minor tempo possibile, con il miglior risultato possibile. Ma potresti anche non farlo. Ma in ogni caso,
tutto quello che fai per lui è semplicemente esperienza, va benissimo. Da un'altra parte, in un altro universo, c'è una parte di te che quel gioco lo finisce al 100%, una parte che lo bloccherà in un certo modo e avanti così. Quindi tu, da parte nostra, il nostro piccolo sé, composto da Kuhan e Unipili, vedrà questa possibilità come unica e ripetibile. Dal punto di vista della Omakua, le sue possibilità sono infinite. Quindi lui vuole sperimentare se stesso in tutte le forme. Tu, in questa struttura, hai la possibilità di seguire quella migliore o non fare niente. Questo è il tuo libero arbitrio. Ma se tu segui l'intuizione, ti connetti con lui, con l'ispirazione, hai la tua possibilità di essere la migliore versione che puoi in quel gioco. O anche no. Questo è fondamentalmente quello che si può fare. Quindi è vero che dal tuo punto di vista, comunque, dal punto di vista della Makua, ogni scelta che tu farai sarà quella, andrà bene comunque, perché sarà sempre comunque esperienza. Quindi alla fine quello che cambia è come noi affrontiamo certo questa incarnazione. L'esperienza che noi proponiamo da Makua a Makua la farà sua, e quindi in questo senso l'obiettivo sarà comunque centrato. Come noi vivremo qui questa esperienza, questa occasione anche unica e irripetibile, perché le altre migliaia di modalità sono di cose diverse, esatto. Come noi la vivremo dipende appunto dalle scelte che noi facciamo momento per momento in base alla... a quello, a chi vogliamo essere, a come vogliamo rispondere a quello che la vita ci propone. Io credo che sia questo. Un po' Castaneda, nel senso, questo, no, lo riassumeva così. Da un certo punto di vista, l'universo, diceva lui, noi potremmo dire Makua, nostro sé superiore, eccetera, noi ne frega niente di cosa facciamo noi. Cioè, non c'è un giusto o uno sbagliato. Semplicemente c'è una strada che per te è un cuore, te, trino, allineato, quindi tutti i tuoi tre aspetti, o no. C'è senso, ce l'ha per questo tuo aspetto qui che si connette con lui. Ha un cuore per te, ti fa sentire bene, ti senti allineato, bene. Più che altro è una questione di stai seguendo la strada che per te ha un senso o no. Tutto lì, per te ha un senso stare fermo immobile? Va bene, segui questa via. Non c'è una cosa, non sarebbe neanche sbagliato se tutto sommato per te avrebbe un cuore. Chiediti se ha un senso per te. Ovviamente poi non posso recriminare se la mia vita è piatta e le situazioni non cambiano, e perché appunto tutto quello che accade è il meglio, nel senso che è funzionale alla mia espansione. Ma se io, scelgo di non espandere, la vita continuerà a propormele quelle opportunità. Esatto. Io continuerò a scegliere di non coglierle, e ovviamente ne avrò delle conseguenze che pagherò. C'era quel bellissimo film di un bel po' di anni fa che era L'Avvocato del Diavolo con Al Pacino e Keanu Reeves, e a un certo punto Al Pacino gli dice: è libero arbitrio, io ti avevo chiesto a suo tempo cosa volevi scegliere, avresti potuto fare una scelta, hai scelto una anziché l'altra, e quella volta ti pareva, il succo del discorso era quello, quella volta ti pareva di aver agito per il meglio, conseguenze in base alle tue scelte. Quindi ancora una volta responsabilità, sì. Responsabilità, coscienza. Infatti, come dicevi tu, Gio, dove si capisce il meglio? Perché anche in una scelta come, allora sì, io sto fermo, sì, ma allora le cose che ti capiteranno per farti muovere, quelle saranno le cose migliori per te. E la verità è che succede così dopo di base. E noi nel nostro piccolo sé, One e Unipili, quelle cose migliori che la vita ci manda per farci muovere, le percepiamo come sono come tragedie, esatto, esatto. E una cosa che può essere una conseguenza anche, no? O meglio, la domanda conseguente potrebbe essere: ma allora quando ti viene insegnato il lasciare andare, no? O hai paura di lasciare andare, quindi ti stai attaccando o stai trattenendo, ma allora lasciare andare non significa non agire. Significa no. Che dopo che hai sperimentato tutto quello che era in tuo potere e magari hai scelto veramente di manifestare il massimo di te e vedi che non stai ottenendo un risultato, allora lì magari ti affidi e lasci andare, sapendo che esiste un disegno per cui le cose magari non si realizzano.
Ma io credo che sia ancora più profondo il concetto di lasciare andare, perché di affidarsi, lasciare andare e affidarsi, perché noi possiamo lasciare andare e affidarsi anche nel momento in cui stiamo comunque agendo per ottenere un obiettivo, perché noi il supporto da parte di Aumakua, quando siamo nel flusso, ce l'abbiamo comunque. Quindi lasciare andare e affidarsi non significa non agire o fregarsene di quello che accade, ma significa piuttosto abbandonare l'attaccamento al risultato, cioè agire per essere la miglior versione di noi stessi, ossia agire come, lasciando andare il bisogno di manifestare cosa. Quindi essere chi vogliamo essere senza pretendere di ottenere la Ferrari gialla in garage. Lasciare andare vuol dire lasciare andare la resistenza che noi facciamo al cambiamento o alle situazioni. Quando parliamo di lasciare andare non vuol dire non facciamo niente, vuol dire che compiamo un'azione, ma lasciamo andare la carica emozionale che abbiamo rispetto a quella situazione. E tutto sommato, per riassumere il concetto, anche il Buddha esprimeva un suo pensiero in modo molto semplice. La vita è un ponte, non costruirci una casa sopra. Quindi la verità è che a tutti piacerebbe costruirci una casa e stare stabili, immutabili, in modo tale da avere quella sensazione di controllo della nostra esistenza. Ma non è possibile, perché la vita comunque è un movimento, che ci piaccia o che non ci piaccia, è un ponte che tu devi attraversare. Se tu ci costruisci una casa sopra, avrai un sacco di persone che ti andranno avanti e indietro per casa e ti danno sempre un sacco di fastidio, perché questo succede. Quindi tu vuoi dormire, ci sarà qualcuno che ti camminerà sul letto banalmente, perché questa è l'immagine che ti viene in mente. Non puoi, non è possibile. Quindi è un movimento che devi assecondare. Puoi decidere di non farlo, ma ovviamente ti capiteranno un sacco di cose che per cui non sei mai a tuo agio, non puoi stare a tuo agio nella non azione, non funziona in questo senso.